Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati al notiziario frutticolo del 4 agosto 2023. Un saluto come sempre dalla Coldiretti di Verona, dall'AIPOP e dall'Associazione Ortofrutta Veneta. Vediamo ora il pesco, fase fenologica, siamo in maturazione, raccolta. Moniglia, permangono problemi ancora infettivi per gli eventi temporaleschi, che hanno e stanno determinando condizioni favorevoli allo sviluppo del parassita, peraltro aggravato dalle rosure di forficula, dove le ferite rappresentano vie preferenziali di ingresso del fungo patogeno. Vanno eliminati i frutti colpiti perché sono fonte di inoculo. Intervenire con i fungicidi specifici e agenti di biocontrollo come i biofungicidi Bacillus subtilis o Bacillus amyloliquefaciens. Cidia molesta, si sta completando il volo della terza generazione. Non si segnalano criticità particolari, però dove si ritiene che il rischio sia elevato, eseguire un intervento larvicida. Forficula, sempre presenti danni gravi, per azioni a contrasto si informa. È stato recentemente registrato un prodotto a base di lambda cialotrina per l'utilizzo specifico contro le forficule. Passiamo ora alla chetinidia, fase fenologica, accrescimento dei frutti, moria. In aumento la manifestazione di sintomi di moria. Vanno attuati continui accertamenti visivi agli apparati radicali per valutare lo stato idrico del terreno e la presenza eventuale di radici colpite. Passiamo ora al melo. Fase fenologica, ingrossamento dei frutti. Ticchiolatura, le precipitazioni recenti e l'elevata umidità hanno ulteriormente diffuso le infezioni secondarie. Va mantenuta un'adeguata protezione della vegetazione con prodotti di contatto. In prossimità della raccolta, utilizzare prodotti rameici, bicarbonato di potassio, olio essenziale di arancio e zolfo. Carpo capsa, si è esaurito il secondo volo. Dove il rischio è ritenuto elevato e dove la cattura degli adulti nelle trappole è continua, mantenere la difesa con sostanze attive ad azione larvicida. Piralide, sta concludendo il suo ciclo biologico sul mais e su altre piante ospiti. Vanno così eliminati il giavone, che rappresenta un ricovero preferito ed è un importante fattore di rischio per il melo, se presente lungo il filare e sui bordi dell'appezzamento. Scottature da sole. Per la prevenzione da scottature utilizzare prodotti come il caolino e o simili, specialmente sulle varietà sensibili come la Granny. Passiamo ora al pero. Fase fenologica, accrescimento dei frutti e raccolta. Macolatura bruna, presenze anche importanti di infezioni su foglie e frutti. Va mantenuta la difesa delle parti aeree considerando i tempi di carenza dei prodotti utilizzati. Psilla, se necessario attuare i lavaggi mattutini con sapone molle di potassio, solo o in miscela con bicarbonato di potassio. Va bagnata molto bene la vegetazione. Carpo capsa. Concluso il secondo volo, se necessario mantenere la difesa con sostanze attive ad azione larvicida. Come sempre, un ringraziamento lo diamo al Consorzio di Bonifica Veronese, alla Camera di Commercio di Verona, al Consorzio Agrario del Nord-Est, al Codive, Ecofarm, Agrea, al BIM, al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Verona, all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Verona. Ed ora un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario frutticolo.